Bentornati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente per il progetto di oggi, vi ricordo un'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente verrete avvisati da YouTube quando vado a caricare delle novità, come in questo caso. Quindi se voi non vi iscrivete oppure non attivate la campanella, vi perdete questo video. Adesso vediamo cosa ci occorre per il progetto di oggi. Gli strumenti di lavoro per i progetti di oggi sono veramente pochi, in realtà ci serve di più l'uncinetto 2,5, le forbici quando dobbiamo tagliare il filo e il metro per capire le misure siano giuste o meno. Per quanto riguarda il filo, io sto utilizzando sempre un filato di Filati Discount ed è il Fioccotone. Ho scelto questa variante di colore perché è un lila, io lo chiamo un lila perché sinceramente non sono molto brava con le sfumature di tutti i colori, comunque il nome è ciclamino. E l'ho scelto perché è un colore che va molto in voga quest'anno, quindi mi tentava a utilizzarlo per creare questo progetto. Abbiamo un 100% di cotone, abbiamo 50 grammi per 125 metri, da utilizzare dal 2,5 ai 3 come uncinetto, ferri 3,5, però come vi dico sempre voi adeguate l'uncinetto al lavoro, perché l'abbiamo utilizzato anche col 2 di uncinetto e l'abbiamo usato anche col 3,5, quindi in base a quello che dovete andare a creare adeguate il vostro uncinetto. Adesso iniziamo subito a creare il nostro top. In realtà sapete già di cosa si tratta perché mi è stato richiesto un sacco questo progetto sul canale, avevo pubblicato una foto e adesso finalmente vi faccio vedere come si fa a realizzarlo. Chi mi segue già da un po' sa che sul mio canale c'è un progetto di un triangolo, di un bikini, come si fa a crearlo. Adesso a grandi linee vi rispiego subito come si fa. Prima di tutto, questo è il progetto, quindi è il top, però facciamo finta che sia un costume che voi indossate molto comodamente. Appoggiate il vostro costume, che sia un triangolo quello che è, e iniziate a capire la base. In questo caso i lati sono tutti uguali, però comunque, per quanto mi riguarda, io ho 16 cm. Poi andate qui nella parte più tonda, mettete il metro e capite quante catenelle dovete avviare. Nel mio caso sono 6,5, 7, ok? Che poi vi dirò anche quando vado a creare la seconda insieme a voi quante sono le catenelle esatte. In base alla misura qui voi dovete andare a misurare tutte le catenelle che caricate. Adesso, se notate, rispetto a quel progetto qua, la curva qui è molto leggera, perché io cosa ho fatto? Non ho creato una coppa come da costume, ma ho creato più una forma come una coppa d'abbigliamento, perché sotto si può tranquillamente indossare anche il reggiseno se uno vuole. Di conseguenza le forme sono molto più morbide rispetto a bikini che avevo già caricato sul canale. Iniziamo a prendere il filo e l'uncinetto e andiamo a creare la seconda coppa. Prendete il vostro filo e andiamo a creare le catenelle. Avendo già io il lavoro sotto, quindi ho già preso le misure, so che ne devo caricare 19 e lavoro su 18. Però voi dovete farlo in base alla misura del vostro reggiseno che utilizzate più spesso, col quale vi trovate meglio, ok? C'è da dire che in giro su internet o comunque a grandi linee di solito si capisce già, cioè per la S 6,5 cm, per la M 7, per la L 7,5 e così via, però io preferirei che voi vi personalizzate il vostro top, di conseguenza prendete un reggiseno con cui vi trovate bene, prendete le misure esatte. Adesso sono 3 qua le catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Adesso prendo un attimo il metro e prendo le misure. Comunque le ho lavorate abbastanza larghe perché tanto rispetto alla coppa che avete già, vedete, sono 7 cm, se io faccio una in meno sono 7 esatte. Quindi per me va più che bene perché è una coppa più che altro leggera, siccome mi sono detta ma magari qualcuno preferisce indossarlo con il reggiseno, quindi anche per quanto mi riguarda l'ho fatta leggermente leggera. Adesso saltiamo questa e entriamo in quella precedente e andiamo a fare un punto basso e andiamo a fare un punto basso per tutte le catenelle fino ad arrivare in fondo qui alla riga arrivo a lavorare anche questa catenella. E adesso facciamo l'aumento qua, il primo aumento un po' particolare, quindi questo andiamo a fare praticamente 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Adesso torniamo indietro, quindi lavoriamo i punti a specchio, quindi rientro sempre lì e faccio un punto basso, vado nel punto successivo e vado a fare un punto basso, vado in quello successivo, vedete che qua è quello lavorato alla base a specchio, e vado a fare un altro punto basso. Vi faccio notare che io alla fine nell'ultima catenella ne ho 5 di punti bassi, perché sono 2 lavorati per le catenelle, quindi un lato e un lato, e 3 sono praticamente quelli dell'aumento, per un totale di 5. Adesso andiamo a lavorare punto basso a specchio rispetto a quelli già lavorati, ci ritroviamo qui in fondo. Andiamo a lavorare anche l'ultimo punto, che è questo qui. Vedete che dopo diventa dritto, vedete? È dritto. Adesso cambiamo punto, iniziamo la seconda riga, giriamo il lavoro, sapete già il mio metodo, quindi rientro nell'ultimo punto e faccio un punto basso e una catenella un po' più larga. È normale che si potrebbe fare tipo le classiche 2 catenelle, però chi non ha esperienza con l'uncinetto va a lavorare anche questo punto e fa degli aumenti non necessari, quindi questo secondo me è il metodo più giusto. Carichiamo e andiamo a lavorare in ogni punto di base una maglia alta, semplicemente si lavora maglia alta, andiamo a lavorare fino ad arrivare nella prossimità della punta qui, che qui c'è da fare l'aumento che voi ancora non conoscete, quindi io adesso vado a lavorare, quando arrivo qua mi fermo che vi faccio vedere quello che c'è da fare. Guardate, 1 2 3 4 5 sono gli aumenti, in realtà sono i punti, ok, più l'aumento della base sotto. Adesso vi faccio vedere quello che c'è da fare. Caricate, andiamo a lavorare 1, caricate 2. Sul terzo punto, che è quello centrale, andiamo a fare l'aumento. Come facciamo? Carichiamo, facciamo una maglia alta, una seconda, una catenella, carichiamo e sempre qui, quindi sempre su questo terzo punto basso, andiamo a fare altre 2 maglie alte, entrando sempre nello stesso spazietto. Come notate io non tiro molto l'asola, quindi è molto leggera, così si ha la possibilità di non avere una forma molto tondeggiante, quindi è un po' più leggera da indossare come top, si può indossare con o senza reggiseno. Adesso caricate e non vi resta altro che fare maglia alta su ogni punto basso disponibile alla base e si torna indietro. Si arriva qui, vi faccio vedere come si fa a non saltare i punti, riniziamo la terza riga, dopodiché vi lascerò lavorare da solo. Sto lavorando il penultimo punto, adesso qui non è finita, lavorate anche l'ultimo punto. La base del nostro triangolo deve essere sempre dritta, mi raccomando, non aumentate e non diminuite. Girate il lavoro, punto basso, catenella, caricate e si lavora maglia alta sopra la maglia alta, si fa tutto fino ad arrivare qua dove c'è questo spazietto, qui ci sarà l'aumento, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Adesso vi faccio vedere il lavoro finito, che è questo, quindi vedete riga di punti bassi, poi tutto maglia alta con gli aumenti da fare sempre dove c'è la catenella. Per quanto tempo? Per quante righe? Semplicemente voi prendete la misura, io l'ho fatto per 16 cm, ok? Scusatemi, sto mettendo a posto, sì, più o meno 16 cm. E la mia taglia leggermente più grande, perché vi ho detto che c'è anche la possibilità di indossarlo con reggiseno. Parliamo un attimo della taglia, delle misure, eccetera. Allora, abbiamo capito come si fa a creare la coppa, quindi già questa è una taglia molto personalizzata. Però io ho 16 più 16, quindi sono più o meno 32 cm sul davanti. È normale che un lavoro all'uncinetto, è normale che ci segue le forme, quindi qualche centimetro in più ci sta a esserci. Però è comunque leggermente più piccolo, cioè ci copre semplicemente il seno, non arriva fin sotto le ascelle a coprire la taglia, a metà di nostra taglia. Quindi cosa si fa? Vi faccio vedere sul lavoro già fatto, quindi io ho qua 16, ok, più altri centimetri che ho messo per arrivare alla mia taglia. Quanti sono questi centimetri? Dipende dalla vostra circonferenza. Se la mia circonferenza totale è di 82-84 centimetri, quindi metà sono 41 centimetri. Se io ho già solo con le coppe 32, devo arrivare comunque a 41-42 cm, quindi me ne servono altri 10. Quindi qua sono 16, vedete che finisce, sono 16, e ne ho aggiunti altri 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. 6 più 6 sono 12, quindi veramente sto aumentando. E mi chiederete, ma il restante a cosa serve? Il restante non dovete essere precise. Perché? Perché il nostro top si incrocia sulla schiena, avremo i laccetti qui che saranno lunghi su 1 metro, 1,5 metri, io più lunghi li faccio meglio è, perché comunque sia voglio che sia comoda. Praticamente noi andremo a riprendere, faremo delle asole dove il laccetto verrà inserito. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto questi centimetri in più, ok, che sono 6, e ne ho aggiunti più o meno altri tanto. Allora, sta a voi decidere se i laccetti sulla schiena devono essere molto larghi o molto stretti. Io li ho preferiti una via di mezzo. Quindi mi sono detta, aggiungo 6 cm e ne aggiungo altri 6. Che in realtà praticamente io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 righe di lavoro. Mi sono bastate. Comunque vedete che è elastico, cioè nel senso il lavoro all'uncinetto, come sapete, è veramente elastico, di conseguenza anche se è leggermente più piccolo rispetto alle misure nostre, con i laccetti il lavoro tenderà a allargarsi, quindi ci fascerà perfettamente. Per quanto riguarda la prima coppa di lavoro, che è questa qui, voi arrivate... Lavorate tutte le righe necessarie, nel mio caso sono 10 per 16 cm, sono arrivata qui in fondo, vedete che c'ho anche il filo, perché le coppe sono uguali identiche, quindi questo sul davanti, vedete che basta guardare il lavoro. Arrivate qui in fondo e sono andata a fare le righe di maglia alta, di andata e di ritorno, e ho lavorato per 15 righe. Adesso abbiamo un problema però, perché se io continuo da questa parte ho praticamente una coppa sul davanti, una sul dietro, e non è bello dal vedersi. Quindi con la seconda non possiamo proseguire il lavoro, ok? Quindi cosa fate? Tagliate il filo. Dopo 10 righe di lavoro praticamente tagliamo il filo e dobbiamo andare a fare questa striscia qui dalla parte opposta, e adesso la andiamo a fare insieme, che è la stessa striscia uguale identica ma dalla parte opposta. L'importante è che le coppe siano uguali, vedete, tutte e due sul davanti. In realtà sono righe di andata e di ritorno, ma fate come punto di riferimento al punto basso, ok? Che siano uguali identiche. Bene, prendiamo un uncinetto e andiamo a fare questa striscia da quest'altra parte. Vedete qui che ho messo un marcapunti, questo marcapunti marca la maglia alta 15 rispetto all'angolo, e qui uguale identico sono 15. Perché 15, non di più non di meno? Perché comunque sia io volevo che questa striscia arrivasse quasi alla metà, o se no alla parità del centro, perché comunque sia, come ho detto, useremo dei laccetti. Se l'avessi fatta qui la coppa andava a sfarfallare qua, non aveva la stessa tensione, ok? Quindi voi, se avete 6 cm e mezzo, la fate magari 2 punti in meno. Perché? Perché queste maglie alte ci servono che siano dispari, perché quando noi andiamo qua a fare le asole, in realtà sono dei quadratini, ci serve il numero dispari. Quindi 15 13, 17, 19, comunque dispari che siano. È normale che se la vostra coppa è più lunga, non lo so, vi servono 7 cm e mezzo, sicuramente vi serviranno come minimo 17 punti. Ok, quindi dispari. A me mi sono bastati 15, vedete? Adesso già ho preparato il filo, entro qua dove c'è il marcapunti, ma l'ho messo giusto per farvi vedere da dove si inizia il lavoro, in realtà non è che ci serve. Prendiamo praticamente il nostro filo già pronto e praticamente vado a fare 1, 2 e 3 catenelle come prima maglia alta. Carico, entro nel punto successivo e faccio la seconda maglia alta per un totale di 15. Come sempre ne approfitto a nascondere anche il cappietto. Arrivo in fondo e torno su facendo righe di andata e di ritorno per un totale di 15 righe di maglia alta. Quindi il lavoro è veramente semplice. Vado a lavorare anche il penultimo punto. Mi raccomando, qua c'è sempre anche l'ultimo da lavorare, non lo saltate mai, perché comunque ci serve una riga dritta alla base e non di aumenti o diminuzioni. Quindi vado a lavorare anche la 15ª maglia alta. Giro il lavoro, semplicemente inizio con punto basso e catenella, carico e vado a lavorare i miei punti. Quindi molto semplicemente vado a lavorare di andata e di ritorno per 15 righe. Ci ritroviamo dopo aver fatto queste 15, 20 o quello che siano per la vostra taglia, perché se voi avete, non lo so, 100 di circonferenza, dovete distribuire. Prima di tutto distribuite per la coppa, poi aggiungete i centimetri necessari per arrivare a metà della circonferenza, dopodiché ne aggiungete un po'. Io vi consiglio più o meno lo stesso numero, perché tanto i laccetti si devono vedere. Se sono dei laccetti che uniscono le due parti, tanto vale non metterli e semplicemente mettere dei bottoni. Quindi il bello dei laccetti è che deve comunque risultare quasi un corpetto, quindi bello evidente. Dopodiché finite entrambe le coppe, quindi coppa più striscia, e ci ritroviamo per assemblare insieme e modificare il punto di lavoro. Ho finito anche l'altra metà, quindi io li ho girati perché adesso mi servono in questa posizione per andare a unirli. Come si fa a unirli? Lo facciamo insieme. Adesso io sono qui arrivata col filo alla 15ª riga, ok, senza tagliarlo in questo caso, semplicemente andiamo a lavorare come entriamo. Quindi adesso facciamo un punto catenella, ok, per alzarci. Entriamo in ogni maglia alta, che in realtà è la prima maglia alta, l'ultima maglia alta che ho lavorato. Entriamo praticamente, facciamo 2 punti bassi per riga. Adesso qui non ci sarà difficoltà, ma neanche qui sulla coppa, perché noi abbiamo comunque lavorato, no, di andata e di ritorno sempre a maglia alta. Quindi tutto quello che c'è da fare è fare 2 punti bassi per riga. Vi consiglio di non stare molto strette, vedete che rispetto a questi punti sono leggermente più larghi. Ma perché questo? Perché comunque sia non dobbiamo stringere, non deve diventare un cordoncino, bensì deve seguire il lavoro e restare abbastanza elastico. Adesso io continuo, ok. Qui è normale che dove c'è il punto basso fate 1 e 1, facciamo finta che comunque sia una maglia alta, e ci ritroviamo per farvi vedere come avvicinare anche le coppe, ok? Sono arrivata a lavorare tutto il margine a punto basso fin qui. Adesso faccio anche l'ultimo punto, quindi questo, entro in realtà un po' sull'angolo, ok? Poi vado a prendere la seconda coppa, ok? Comunque sia, guardate che magari vi siete un attimo distratte, non è sempre sul davanti o sul dietro. Comunque sia, adesso le mie sono a posto, sono tutte e due sul davanti, comunque c'è il filo dietro dove si fa presto ad accorgersene. Quindi vado a semplicemente entrare qui nella prima maglia alta e faccio continuo praticamente il mio lavoro facendo sempre 2 punti bassi, 2 punti bassi per riga, né più e né meno. Ok, adesso questo è il lavoro da fare fino alla fine qui nell'angolo. Vado a fare anche gli ultimi 2 punti. Eccoli qua. Adesso appoggio un attimo il lavoro sul tavolo perché dobbiamo fare 2 chiacchiere. Siccome andiamo a usare un punto fantasia, vi devo parlare un attimo di questo punto. Bene, è tornata la mia grafica. Vabbè, scusatemi, sapete che non sono brava a disegnare, però è importante che voi capite quello che abbiamo fatto. Ok, allora io ho qui 15 righe di striscia, poi ho 19 di coppa. Mi direte come 19? Sì, 19, perché vi ricordo che qua è un punto basso, la prima riga non sono maglie alte, quindi io qui ho solo 2 punti. Di conseguenza ho 34 righe da una parte di maglia alta, perché questi due punti bassi, la prima riga, punto basso, si trasforma in una maglia alta, e poi ne ho 34 da questa parte. Il totale di conseguenza delle righe sono 68 righe. Il colore mi ha abbandonato, quindi no, si sta. Vabbè, è importante che voi capite, sono 68 righe di lavoro tra una parte e l'altra sommando. Quindi basta fare 68 per 2, perché per ogni riga ci sono 2 punti bassi, abbiamo 136 punti bassi. Però c'è questa operazione qui, che mi direte, ma da dove l'hai tirata fuori? Vi spiego subito, un attimo. Noi andremo a fare questo punto fantasia. Questo punto fantasia ha il multiplo di 5. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto 136 diviso 5, mi usciva 27,2 se non sbaglio. Quindi non è un numero tondo. Allora cosa ho fatto? Ho fatto 27 per 5, mi è uscito praticamente 135, quindi mi avanza un punto. Allora, stavo a decidere se diminuire il 136 o aumentarlo. Lo aumentiamo, ma perché lo aumentiamo? Perché qui nella grafica sì c'è il multiplo di 5, però io mi devo alzare comunque con i margini, e i margini sono dei punti alti, le classiche 3 catenelle oppure la maglia alta. Ok, quindi qui sarà la maglia alta, poi qui le 3 catenelle. Quindi a me in realtà non mi servono 136 punti né 135, ma sì, mi serve multiplo di 5 più 2. Quindi invece di diminuire io aumento, a me mi servono 137 punti bassi. Però mi direte, vabbè, ma tu ne hai 136, come si fa? Semplice, ragazze, ci dobbiamo adeguare, aumentiamo di un punto, l'ultimo punto lo lavoriamo 2 volte. Sicuramente quando vedrete questa grafica direte, oddio, io adesso quanti punti ho? Se non arrivo al multiplo di 5 più 2 cosa devo fare? Semplice, adeguiamo il lavoro. Quindi vi consiglio di aumentare, non lo so, vi mancavano 3 di punti, aumentate nel lavoro da qualche parte, aumentate di 3 punti, non qui sulla striscia di punto basso, ma quando andiamo a riprendere adesso in mano il lavoro. Vi mancano 4, aumentate di 4. Semplicemente a un certo punto, quando dovete saltare le maglie basse, i punti bassi per andare a fare il punto, invece di farne 5 ne fate 4, così aumentate di 1, aumentate di 1. Quindi qui vi tocca leggermente essere elastici e autogestirvi, ok? Importante che avete capito i conti, perché ognuna di noi ha la sua taglia, ognuna di noi ha la sua mano, il suo filo, l'uncinetto, quindi vi dovete basare semplicemente sui centimetri. Dopo aver ripreso e montato le 2 parti, andate a contare i punti bassi, in base a quelli fate questi conti qui. Guardate le righe, dalle righe, che sono nel mio caso 68, lo fate per 2, vi esce il totale dei punti bassi che avete. Questi punti bassi li dividete per 5 e vi esce un numero. questo numero che vi esce lo moltiplicate per 5 e ve ne esce questo. Allora voi capite cosa bisogna aggiungere per arrivare ad avere il multiplo di 5 più 2. Quando avete fatto questo, riprendete in mano il lavoro e seguitemi. Andiamo a iniziare il punto fantasia. Potete fare 3 catenelle o fare come me, quindi punto basso, un po' più allungato mi raccomando, e catenella. Adesso andiamo subito a lavorare il nostro punto fantasia. Caricate l'uncinetto, contate 1, 2, nel terzo punto di base andiamo a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella, caricate, rientriamo e andiamo a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, caricate senza catenelle, senza nulla, 1 2 3 4, nel quinto punto di base andiamo a fare sempre la stessa cosa, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, adesso carichiamo direttamente 1 2 3 4, nel quinto punto di base sempre la stessa storia, 2 maglie alte, scusatemi, una catenella e 2 maglie alte, questo fino alla fine del lavoro. Adesso per chi ha tanti punti che gli mancano, che ne so, ve ne mancano 3, a un certo punto del lavoro cosa dovete fare? Dovete fare 1 2 3 già nel quarto lavorare, 1 2 3 nel quarto lavorare ogni tanto, così aumentate già di 2 punti, ok? Non vi preoccupate perché sarà facile gestirvi, fidatevi. Vi ricorda qualcosa a questo punto? A me sì, mi ricorda l'aumento della coppetta. Comunque adesso continuate per tutta la riga e ci ritroviamo qui alla fine. Vado a lavorare anche l'ultimo motivo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte. A questo punto qui devo avere praticamente altri 3 punti, scusatemi, invece ne ho 2. Ecco il mio aumento, semplicemente carico e vado nell'ultimo e faccio la mia maglia alta. Vedete che non ve ne accorgete neanche che manca un punto sulla base, assolutamente no. Adesso iniziamo la seconda riga, dopodiché vi do un po' di suggerimenti sul modello. Alzate un po' quest'asola. Questo punto basso deve essere un po' allungato, non deve tirare, quindi punto basso e catenella, caricate, andiamo a fare la seconda riga lavorando qui nello spazio della catenella, quindi per le prossime righe i motivi vengono lavorati sempre qui dove c'è la catenella, quindi 2 maglie alte, una catenella, rientriamo sempre lì, 2 maglie alte, una e 2, carichiamo direttamente, andiamo al prossimo motivo, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e questi sono i nostri motivi, il nostro punto fantasia, e sono da fare per tutte le righe necessarie. Adesso voi sapete che a me i top piacciono abbastanza corti, no? Quindi io farò un po' di righe, ma non è che arriverò forse ai fianchi, non ho ancora deciso. Allora, do un po' di suggerimenti per chi, diciamo, ha la parte della pancia, dei fianchi un po' più evidenti rispetto al seno, quindi circonferenza leggermente più grande. Cosa bisogna fare? In automatico si può lavorare qui sulla prima riga, fare subito degli aumenti, come non fare il punto fantasia ogni 5, quindi, ma farlo ogni 4. In automatico voi avreste avuto più punti fantasia, quindi il mio top, adesso prendo un attimo questo qui, se riesco a trovarla appena, che in realtà non la trovo. Eccomi tornata, mio figlio mi aveva rubato il pennarello. Allora, il mio modello sarà così, ok? E poi praticamente scenderà dritto, perché comunque sia con i laccetti mi fascerà bene. Per chi, diciamo, ha un fisico un po' più a pera, tra virgolette, vi consiglio di cambiare modello, quindi fate sicuramente i triangoli, fate la riga di punto basso, che è quella subito sotto il seno, però aumentiamo. Per aumentare ci sono due metodi: o sì, si calcola il multiplo di 5, ma in realtà si lavora su 4 catenelle, quindi io ho qui 27 motivi, voi ne avreste avuto molti di più, ok, rispetto a me, quindi già lì aumentando, praticamente già aumentando sulla prima riga, se avete presente la mia gonna Lux, tutto il resto è aumento, perché si lavora su quei motivi là. Non vi preoccupate perché vi fascia lo stesso, ci abbiamo qua la fascia lavorata a punto alto che vi fascerà lo stesso. Altrimenti cosa si fa? Si va ad aumentare sul motivo, si fanno praticamente 1, 2, 3, 4 e 5, si fanno 4 righe in questa maniera qui, alla quinta riga si va a mettere 3 maglie alte, si fanno altre 4 righe in questa maniera, quindi alla nona riga si vanno a mettere 4 maglie alte, quindi è un aumento, ok, che va a pari passo con il lavoro. Questo qui invece è un aumento iniziale che in base al lavoro subito si apre rispetto alla riga di punto basso. Questi due suggerimenti valgono per chi non vuole il classico toppino molto giovanile, molto stretto in vita, eccetera, ok? Quindi io farò questa opzione qua. Per chi vuole essere più avvolgente, vuole coprirsi di più, eccetera, vuole avere anche la possibilità di allungarlo fino ai fianchi, quindi coprire un po' di più, vi consiglio uno di questi metodi. Sono facilissimi da gestire, come ho detto prima, perché potete aumentare sul punto, fantasia, che è facilissimo, semplicemente qua dove c'è la catenella si va a lavorare di più. Oppure si fa l'aumento subito iniziale, che l'avete visto già in un paio di gonne, e dopo il lavoro si distende. È normale che potete lavorare anche su queste catenelle, invece di una ne potete aggiungere 2, ne potete aggiungere 3, quindi praticamente avete tutta la possibilità di divertirvi e creare un top molto largo, eh. Io, come sempre, vi do la possibilità di personalizzarli. Ne avete 3 di metodi, quindi classico, dritto, semplice, lavorare su quei motivi e uguali identici. Lavorare aumento subito, lavorare aumenti poco alla volta. Potete fare aumento ogni 2-3 righe, ogni 4, ogni 5, insomma, sta a voi decidere, lo appoggiate sul piano di lavoro e vedete come si distende. Tanto i laccetti dietro ci saranno lo stesso, eh? Perché comunque sia, anche se è un lavoro largo, i laccetti si possono usare. Dopo avervi dato i 3 metodi su come lavorare questo top, io continuo un po' di righe di lavoro, poi ci ritroviamo per creare i laccetti e rifinirlo leggermente, ok? Vi spiego un attimo cosa sono andata a fare. Praticamente sapete che io i top estivi li indosso veramente cortissimi, almeno questo modello qua. È normale che se fosse una canotta in realtà la preferirei fino ai fianchi, di una lunghezza normale, però per i top, soprattutto quelli che si legano con i laccetti, li preferisco corti. Vediamo un attimo. Praticamente io ho lavorato 10 righe, sono andata dritta, quindi non ho fatto aumento rispetto alle altre 2 possibilità che vi ho detto, e sono arrivata qui in fondo col filo. Praticamente senza tagliarlo sono andata a fare 4 catenelle maglia alta, una catenella maglia alta, ho fatto questi quadratini, ok, dove in seguito andrò a utilizzare il laccetto per stringerlo sulla schiena. Praticamente ho lavorato la maglia alta tra una riga e un'altra, quindi praticamente si fa veloce comunque a vederla come si lavora. Qui sulle maglie alte ho fatto presto perché sono 15, sono dispari e infatti i quadratini vengono perfettamente. Sono arrivata qui in fondo, ho fatto dopo dei punti bassi, 2 per riga, fino ad arrivare vicino alla coppetta del reggiseno, dopodiché sono salita sempre con dei punti bassi, lavorando ogni punto. Quando sono arrivata qua nello spazietto della catenella, ho fatto il cordoncino, che sono semplici catenelle. Mi raccomando, più il top è lungo, più questo deve essere lungo, quindi fatelo anche 1,5 metri, 2 metri, cioè non vi preoccupate. Poi tanto se è esageratamente lungo, basta che lo disfate, ok? Vedete? E infatti io non l'ho nemmeno bloccato. Basta che sia più lungo che più corto, perché se più corto poi fate fatica dopo a indossarlo. Questa quindi è finita questa parte. Per andare a fare la prossima, visto che dobbiamo avere i punti bassi sul davanti, sicuramente non possiamo iniziare da qui, perché dopo andiamo a lavorare sul dietro. Quindi cosa si fa? Riprendete il filo e invece di andare a iniziare da qui per riprendere tutto il lavoro, andiamo a iniziare proprio dal cordoncino. Quindi è per questo che vi dico, cercate di farlo abbastanza lungo. Il mio credo che sia più di 1,5 metri, ok? Poi è normale che se le vostre righe di lavoro sono ancora di più rispetto alle mie, fatelo anche 2 metri, cioè basta che sia lungo, che riuscite a fare il fiocchetto, che vi stringa, cioè insomma dovete indossarlo con comodità. Finito questo lavoro vi faccio anche vedere come si fa a montarlo sulla schiena. Intanto riprendete il filo e andiamo ad avviare le catenelle. Cappietto normale, quindi il classico nodino, andiamo a fare le catenelle. Io non vi posso dare un numero di catenelle, ok? Le catenelle decidete voi quante devono essere. Secondo me questo è il cordoncino più semplice, elegante, veloce e anche discreto, perché infatti voglio che sia molto discreto. Come si fa a capire quante ne dobbiamo fare? Semplicemente prendete quello già fatto, ok, lo mettete alla pari e andate a metterlo uno vicino all'altro e capite se dovete fare di più o di meno, basta che sia leggermente simile. Ci ritroviamo dopo aver finito questa parte qui. Dopo aver lavorato un po', le mettete alla pari e le passate tramite le dita e praticamente riuscite a capire se più o meno sono uguali. Vedete, sono più o meno uguali, anzi questo c'ha un paio di punti di più, quindi le tolgo. A questo punto prendiamo dall'altra parte praticamente, vedete che è sempre sul davanti, entriamo qui dove c'è lo spazietto della catenella, facciamo un punto basso, dopodiché torniamo indietro sul lavoro lavorando un punto basso su ogni maglia alta disponibile, quindi andiamo a fare dei punti bassi fino ad arrivare qui nell'angolo. Sono arrivata qui, praticamente lavoro anche l'ultimo punto basso, che è quello proprio dell'angolo. Adesso qua ci ritroviamo sul laterale delle maglie alte, quindi entriamo praticamente in ogni maglia alta e facciamo 2 punti bassi, così riusciamo a rifinire il nostro top. Vado avanti fino qui all'angolo. Arrivata qui all'angolo entro, faccio anche l'ultimo punto basso in questa maniera e adesso andiamo a fare i quadratini, quindi sono 1, 2, 3 e 4 catenelle, carichiamo, saltiamo un punto di base, andiamo nel secondo e facciamo la maglia alta, poi catenella, saltiamo, maglia alta. Qui praticamente andiamo a inserire il nostro cordoncino, catenella, carichiamo, 1, 2 e maglia alta. Andiamo a finirlo fino giù. Praticamente quando ci ritroviamo qui sarà l'ultima da lavorare, facciamo la catenella, qui sarà praticamente l'ultima catenella, andiamo qui dove si chiudono le righe, catenella, che è questa, andiamo qua dove si chiudono le righe, catenella è questa. Praticamente andiamo a fare un quadratino per ogni riga di lavoro. Questo è il mio top. Adesso come si fa a mettere a posto i laccetti? Prima di tutto lo giriamo, ok? Lo giriamo con la parte bella sotto, lo chiudiamo in questa maniera da una parte e dall'altra, poi prendiamo i nostri laccetti. Adesso io prendo il primo di questo lato qua e praticamente non iniziamo qui da questa parte, ma preferisco incrociarlo sulla schiena, secondo me veste in una maniera migliore. Quindi prendo il mio laccetto e lo inserisco qua nel primo quadratino e tirate un po', ok? Dopodiché lasciate un po' così di spazio, tirate ma non troppo. saltate, cioè andiamo da quest'altra parte, ne saltate una, andate in quella precedente e inserite il lacetto. Torniamo su questo lato, ne saltiamo una, andiamo in quell'altra e praticamente inseriamo il lacetto. Riprendiamo questo lato, lasciate un po' di lunghezza come su quest'altro lato, prendete il cappietto e andiamo a finire qui, quindi nel primo, ok? Andiamo sul lato opposto e ci inseriamo in quella lasciata e continuiamo in questa maniera almeno per quanto riguarda questa fascia di 15 maglie, 17, quello che avete dovuto fare voi, almeno per questa fascia qui. È normale che se riuscite fatela per tutta la lunghezza, non lo so quanto avete lavorato. Vi voglio far notare che questa è la mia rimanenza del secondo gomitolo, quindi ho utilizzato più o meno 70-80 grammi di prodotto, neanche, per questo top, che sicuramente è molto giovanile e molto piccolo, però se avete delle figlie, delle nipotine che indossano i top molto corti, molto alla moda, è l'ideale questo modello qui. Adesso c'è una piccola variante per il davanti. Allora, io ho messo il lacetto dietro, comunque vedete ce n'è ancora per legarlo, ma tanto non è stretto. Adesso vi devo dire una cosa per quanto riguarda il davanti. Come vedete è molto molto scolato. Vi consiglio di indossarlo, di farlo indossare per chi lo avete creato, non so, nipoti, figlie o comunque chi dovrebbe indossarlo. Se la persona si rende conto che è troppo scolato, ok, tipo nel mio caso, per me è troppo scolato, io adesso vado a fare una cucitura di 2 cm. Vado all'interno, c'ho già il punto catenella formato qui, stringo, ok. Spunto sul davanti e semplicemente vado a prendere la costina da una parte e dall'altra, in questa maniera qua. Vi chiedo scusa, c'è mio figlio che è venuto ad aiutarmi, quindi vado ad avvicinare le due costine praticamente. È una cucitura velocissima, anzi, come vedete non mando il filo davanti all'ago, semplicemente prendo una costina, prendo l'altra. È anche abbastanza elastico, se dopo vi stringe troppo, e essendo solo una costina si allarga, come vedete, però in questa maniera è leggermente meno scolato, ecco, diciamo. Ecco, faccio un altro punto e per me sono 2 cm. È normale che questa cosa potete farla, non farla o farla più di quanto l'ho fatta io, vedete? Poi se necessario si allarga, ok? Secondo me leggermente più chiuso è più bello, a meno che non lo si indossa solo al mare. Ci ritroviamo dove lo indosso e vi faccio vedere la mia creazione. Eccoci arrivate anche alla parte dove vi faccio vedere indossato il mio top. Cosa ne pensate? È veramente minimal, sicuramente è il modello che si porta tanto quest'anno. Sotto dei cardigan, anche questi abbastanza corti, sotto delle giacche eleganti molto lunghe, ma comunque sia è un must di quest'anno. Chi ha guardato tutto il video progetto sa benissimo che questo è un progetto molto versatile, perché si può fare un top come il mio, si può fare un top più lungo, ok, si può riprendere e farlo diventare una canotta che arriva fino ai fianchi, quindi anche con le bretelle molto più evidenti, o si può fare un vestito, perché se si continua ad aumentare questo motivo andando avanti col lavoro può diventare un vestito o un copricostume. Sicuramente il modello a triangolo, il modello, diciamo, tra virgolette, dove bisogna stare molto attenti quando si vanno a riprendere tutte le misure e le coppe, perché se si indossa un reggiseno o una sottoveste non bisogna che questa si veda, quindi fate un attimo di attenzione. Adesso mi giro un attimo, quindi vedete come è incrociato sulla schiena, vedete, l'ho incrociato e sono andata a entrare con i laccetti dentro ogni spazietto. È un progetto che, diciamo, a tante forse non piacerà, soprattutto per l'aspetto, perché come vedete è molto molto giovanile, però è un modello dove sicuramente in base a queste informazioni riuscite a creare un po' di tutto, quindi creare soprattutto per le nipotini, per le figlie, soprattutto chi indossa dei topini un po' più corti, dei progetti molto alla moda e molto richiesti. Il mio, come sapete, è corto perché mi piace indossarlo, però si può fare uguale identico, semplicemente più lungo. Io ho lavorato 10 righe, se ne lavorate il doppio, quindi 20, sono ancora più lunghe. Per quanto riguarda il lazzetto, non dovete per forza arrivare fino in fondo, io ci sono arrivata. Vi potete limitare qui alla parte dove ci sono le righe di maglia alta, così vi fascia un po'. Insomma, come sempre, io sono curiosa di leggere i vostri commenti e soprattutto sono curiosa di sapere cosa ne pensate, se in qualche modo vi ho aiutato, se in qualche modo vi è utile. Fino a dove riprendete a punto basso, diciamo che bisogna stare attente. Da di lì in giù, il punto fantasia sta a voi deciderlo. È normale che si fa un po' fatica a capire sin dall'inizio il multiplo giusto e sapere se siamo i punti giusti. Quindi, se dovete modificare il punto fantasia, dovete semplicemente adeguarlo leggermente quando andate a riprendere il punto basso. Vi volevo anche far notare qui la cucitura, io sono andata a scucirla e l'ho rifatta usando tutte e due il punto pieno, perché mi sono resa conto che comunque tirava quando si facevano, quando i laccetti venivano stretti, di conseguenza l'ho preferito un po' meno scolato, già così è abbastanza evidente. Ho stoppato un attimo il video perché volevo farvelo vedere indossato anche con un cardigan, che rispetto al top, che è abbastanza casual, quindi abbastanza sportivo, questo cardigan è abbastanza elegante, però stanno veramente bene. Poi che dire di questo colore? A me mi piace, il viola in generale mi piace, il viola e il nero, insomma i colori particolari. Poi questo è un lila veramente delicato, è un ciclamino se non sbaglio. Adesso comunque all'inizio del video vi dico il colore preciso. Lo sto indossando con un cardigan petrolio, quindi un abbinamento perfetto. Presto sul mio canale ci sarà una borsa anche abbinata a questo colore qui, di un altro colore, quindi diciamo che quest'anno, il 2022, ci permette di abbinare dei colori strani, quindi divertitevi. Non dovete per forza scegliere il mio colore, potete scegliere dei colori classici, però che dirvi, a me mi piace questo abbinamento, c'ho il lila, c'ho il petrolio, c'ho il colore jeans, quindi molto 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 colorata. Bene ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, spero tanto che questo progetto vi sia utile, che vi piaccia e ci vediamo al prossimo, con un prossimo progetto che spero vi sorprenderà. Un bacio!